Buongiorno e benvenuti nella nostra casa. Io sono Paola, moglie, mamma e donna di casa. Confesso che da sposina ero una vera e propria frana, poi però nel tempo ho imparato alcuni trucchetti che mi hanno aiutato a trovare il lato positivo nelle faccende domestiche. Io le chiamo idee di casa e se ne avrete voglia le condividerò con voi. Il sapone è il principale alleato della nostra igiene. Nell'antichità il sapone era considerato un oggetto molto prezioso. Fu portato dall'Oriente al tempo delle crociate, ma se lo potevano permettere solamente i ricchi e i nobili. Adesso non è più così e si possono trovare saponi di tutte le forme e di tutti i colori sul mercato. Oggi ne faremo uno da regalare ai nostri amici. Gli ingredienti: un cucchiaio, del colorante alimentare, sapone di Marsiglia a scaglie, un'essenza profumata, glicerina, olio di oliva e stampini in silicone. Prendiamo adesso il nostro sapone di Marsiglia a scaglie per farlo sciogliere a bagnomaria. Se non avete il sapone di Marsiglia a scaglie, potete grattugiarlo dalla saponetta. Ecco il nostro sapone di Marsiglia sciolto. Adesso prendiamo qualche goccia di essenza di rosa, che a me piace particolarmente, qualche goccia di glicerina e aggiungiamo qualche goccia anche di colorante alimentare. Dipende sempre di che colore poi alla fine lo volete avere. Mescoliamo il composto. Dopodiché prendiamo il nostro stampino in silicone, un goccino di olio per fare in modo poi che non si attacchi, quindi ungiamo la nostra formina e dopodiché versiamo il composto all'interno della formina stessa. Io adesso cerco di farlo diventare un pochino più omogeneo. Perfetto! Lasciamo asciugare per qualche ora fuori dal frigo il composto e poi per un'intera giornata nel freezer. E questo è il risultato. Sembrano quasi dei dolcetti, ma non fatevi ingolosire, eh? Sono dei bellissimi saponi da regalare ai vostri amici. Bene, per oggi abbiamo terminato, ma io vi do appuntamento alla prossima puntata di Idee di Casa.